Un benvenuto a tutti su Meteogroale. Giornata bella anche oggi, ma più fredda rispetto agli altri giorni. Vi faccio vedere la cartina con i dati registrati oggi. Ecco la carta della Lombardia che ho al quadrato, le minime 0,3 a Bollate, 2,7 a Cesate, 0,2 a Ceriano Laghetto. Le massime 7,1 a Bollate, 8,6 a Cesate, 8,3 a Ceriano Laghetto. Guardate la cosa curiosa, siamo alle 21:56, sono praticamente le 22 di sera, il phon ha cominciato a soffiare, guardate la differenza che c'è tra Cesate, Ceriano e Bollate. Bollate è quasi a zero, mentre Cesate e Ceriano Laghetto sono 8 gradi. E guardate la differenza anche dell'umidità, come a Cesate e a Ceriano siamo intorno ai 36-37%, mentre il 91% a Bollate. Questo vuol dire che dove non arriva il phon, la temperatura cala, mentre il phon la fa risalire, proprio a causa della secchezza dell'aria e della compressione dell'aria verso praticamente gli strati dell'atmosfera più bassi. È una cosa molto didattica e anche curiosa da analizzare, è proprio una serata così questa. Appena cesserà il phon, anche le altre due stazioni andranno a zero o sotto zero. Le immagini del satellite, vedete la colata fredda che arriva, la seconda perturbazione che scivolerà velocemente, soprattutto sulle regioni adriatiche. Le temperature proprio generali dell'Europa e dell'Italia, nella sera del 20 di gennaio, vedete le Alpi sono fredde proprio perché l'aria le sta colpendo soprattutto i versanti esteri, è fredda anche la pianura, tranne quelle zone che vi ho detto appunto come la nostra, interessata dalle correnti di phon. Meno freddo naturalmente il centro-sud. Dal radar vedete la perturbazione, ecco che sta già portando qualche effetto sull'Austria, sulla Svizzera e sul nord-est italiano. Ecco il nostro modello di riferimento, il modello di Rigi che ci fa vedere lo spostamento delle masse d'aria. Vedete la massa d'aria che entra, ecco, domani la ritroviamo che già scorre lungo l'Adriatico, e lo stesso anche per sabato e per domenica. Il tempo poi dopo si riprenderà con dell'alta pressione, anche se non molto forte, e probabilmente ci sarà un altro piccolo fondo perturbato poi verso la fine di settimana prossima. Andiamo a vedere allora la situazione al suolo per domani. Ecco la perturbazione che proprio passa tutta l'Italia, soprattutto colpirà le regioni adriatiche e un po' quelle centro-meridionali. Alta pressione che domina sul resto dell'Europa e l'aria fredda che entra anche sull'Italia. Le previsioni del tempo: abbiamo domani, venerdì 21 di gennaio, bel tempo, meno 1 la minima, più 8 la massima, delle gelate mattutine appena il phon sarà calato. Naturalmente sabato 22 ancora bello, meno 3 più freddo perché l'aria fredda arriva un po' più consistentemente e più 9 la massima, sempre qui gelate mattutine. Bello anche domenica, meno 3 più 10 le temperature che si registreranno. Gelate mattutine anche per domenica. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, vi do l'appuntamento domani, vi auguro un sereno venerdì 21 di gennaio. Da Meteogroane, un arrivederci a tutti.